È un onore anche per me portare la torcia, perché questa torcia ha rappresentato sia dall'antichità sia dai tempi dei greci il simbolo della pace, perché quando si svolgevano i giochi olimpici gli spondoforoi passavano per le città stato della Grecia per annunciare l'inizio delle Olimpiadi, e quindi si fermavano le guerre. Ecco perché per me è un onore portare il simbolo della pace. Ma c'è innanzitutto la voglia di realizzarsi nella vita, perché uno studente comunque che partecipa alle Universiadi vuole affermarsi, vuole conquistare la medaglia d'oro in questi giochi e continuare poi il suo percorso universitario. Sì, ripeto, mi fa piacere, sono onorato di portare la torcia, perché è una questione anche di spirito di partecipazione a questi giochi, ma soprattutto perché, ripeto, è un simbolo di pace, e quindi è giusto che questa torcia giri in tutti i paesi del mondo per ricordare sempre a tutti i popoli quanto sia importante la pace. Ma lo sport è uno strumento che tutti ne fanno uso, sia in campo per usarlo come metodo sportivo, come mezzo sportivo, che come strumento sociale, perché lo sport dobbiamo ricordare che non rappresenta solo il momento per allenare un corpo o per partecipare a una gara, ma lo sport deve rappresentare innanzitutto uno strumento sociale, significa inclusione, aggregazione sociale. Lo sport con i suoi valori è una grande scuola di vita. Quando parliamo di rispetto delle regole, lo spirito di gruppo, di appartenenza, solidarietà, socialità, sono tutti questi valori, e il rispetto anche dell'avversario, sono tutti valori che lo sport trasmette, che se messi in pratica in senso civico sono dei grandi valori. Ma sarà qualcosa di straordinario, e sarà straordinario per il mondo, perché vedranno uno stadio pieno di tifosi che ammireranno gli atleti che partecipano a queste universiadi. Sarà qualcosa di straordinario, perché Napoli è una città di grande partecipazione a questi eventi importanti, quindi sicuramente sarà qualcosa di strepitoso a Napoli. Vedrete, scoprirete una città meravigliosa. Il mio messaggio è che lo sport è uno strumento altamente di aggregazione sociale, di inclusione, è uno strumento altamente formativo e educativo, quindi noi dobbiamo assolutamente infondere quanto più possibile lo sport nei giovani, nelle scuole e soprattutto nelle aree disagiate. La nostra società ha bisogno dello sport, perché lo sport è una scuola di vita.